quale questa sera si presenta Eccellenze di Calabria, un volume coedito da Publisfera Editore e Luigi Oliverio Editore. Un'iniziativa voluta dalle associazioni Il Giardino di Morgana, La Voce del Sud, con la collaborazione di Calabria Experience. Siamo con Luigi Oliverio, avvocato, ma soprattutto qui nella veste di editore, ma anche di ideatore di questo volume che racconta le prime bellezze della nostra regione, bellezze ineguagliabili che sono state compendiate in questo autentico Vangelo della nostra terra. Prego, avvocato. Collega, mi pare. Sì. Ha detto tutto. Come è nato il volume Eccellenze di Calabria? Veramente è nato così, occasionalmente, il titolo. Ma a sentire le reazioni positive che ci sono state, ecco, il titolo non solo ben augurante, ma oggettivo, senza esagerazione di sorta. Quello che è eccellente in Calabria si è cercato di metterlo nel libro, che è poi è la prima parte. La seconda parte, che seguirà, mi auguro, entro luglio-agosto del 2018, prodotti agricoli e alimenti, perché per me è interessante che tutto venga orientato allo sviluppo della Calabria, come ho avuto modo di dire a Domenico Guanna, che ha avuto la compiacenza di portarmi in macchina, nella sua macchina, da Reggio Calabria. Noi dobbiamo orientare tutto quello che facciamo, almeno così è per me, allo sviluppo della Calabria, altrimenti la Calabria rimane sempre la regione cenerentola tra le regioni d'Italia e non è nostra. Allora, siamo qui a rappresentare la Voce del Sud, che pubblica l'unico giornale dell'area gregranica in cartaceo e sopravvive da circa 10 anni e si occupa principalmente di attività di promozione culturale per diffondere e potenziare la cultura di base delle varie comunità dell'area gregranica. L'intento è quello di valorizzare quest'area di Calabria un po' sconosciuta, un po' fuori dai circuiti nazionali, con la valorizzazione quindi dei borghi, dei sentieri, delle campagne circostanti, questo ci dà l'opportunità di esprimere e far esprimere questo territorio a livello mondiale, grazie anche ai social network che comunque svolgono un ruolo fondamentale e anche i mass media. Oggi siamo qua per parlare di Eccellenze di Calabria e sicuramente parleremo di quelle eccellenze di nicchia, cioè quelle poco conosciute, grazie anche all'invito dell'Associazione Il Giardino di Morgana insieme alla Voce del Sud, dell'editore di Eccellenze di Calabria. Allora, stasera siamo qui a presentare appunto il libro Eccellenze di Calabria, questa attività promossa appunto da una sinergia tra le associazioni Il Giardino di Morgana, Calabria Experience e La Voce del Sud. Con questa attività cerchiamo appunto di far conoscere il bello della nostra terra anche attraverso presentazioni di libri e eventi culturali. Storie, grandi uomini, grandi intelligenze, bellezze paesaggistiche e naturalistiche incommensurabili, arte, archeologia, cultura e tradizione, ma anche accoglienza. La Calabria è uno scrigno pieno di gemme e preziosi. La Calabria è questo e tanto altro, un territorio bello e impossibile. È proprio per questo che è nato Eccellenze di Calabria, il volume coedito da Luigi Oliverio Editore e Publisfera Edizioni,
che viene presentato questa sera qui all'Hotel Lungomare di Brancaleone. Un'iniziativa voluta in primis dall'Associazione Culturale Il Giardino di Morgana, coadiuvata dall'Associazione Culturale La Voce del Sud e da Calabria Experience. Un ringraziamento anche a chi ci ospita, le sorelle Carmela e Mafalda Tringali della cooperativa Clevers, che gestisce tra l'altro, oltre all'Hotel Lungomare, anche i servizi aggiuntivi presso l'area archeologica Archeoderi di Bova Marina. Ci sono diversi interventi questa sera, avremo in primis il saluto del direttore editoriale della Voce del Sud, il professore Leone Campanella, seguirà quindi l'intervento del presidente della Prologo e di Calabria Experience, Carmine Verducci, poi avremo le relazioni dell'avvocato Luigi Oliverio, colui che ha ideato, fortemente voluto l'Eccellenza di Calabria, e poi tra coloro che hanno collaborato alla stesura del volume con una monografia sui bronzi di Riace, Domenico Guarna, presidente dell'Associazione Culturale Il Giardino di Morgana. Questo per dirvi in sintesi quale sarà diciamo la scaletta della serata. Quindi invito ad avvicinarsi il professore Leone Campanella per un saluto, che oltre a essere direttore editoriale della Voce del Sud è anche consigliere comunale con delega alla cultura nel vicino comune di Staiti. Presento un cordiale saluto di buona serata, oltre che mio personale, anche a nome dell'Associazione Culturale La Voce del Sud, di cui sono socio fondatore. Questa associazione, costituita esattamente 10 anni fa, nell'agosto del 2007, da un gruppo di liberi pensatori in piena autonomia e indipendenza, è sempre impegnata in varie attività di promozione culturale, pubblicando tra l'altro mensilmente l'omonimo e unico giornale cartaceo dell'area greganica. Il nostro giornale, La Voce del Sud, per chi non lo sapesse, è un periodico che tratta in primis di informazione, arte, cultura, sport, ponendosi come cassa di risonanza delle varie problematiche che riguardano da vicino le comunità del versante ionico meridionale, e viene distribuito gratuitamente quasi porta a porta da Reggio Calabria a Brancaleone e Bruzzano Staiti, reggendosi con il contributo spontaneo di alcuni amici lettori e sostenitori che credono nelle nostre iniziative. Questa sera siamo qui presenti assieme all'Associazione Culturale Il Giardino di Morgana e Calabria Experience, presedute rispettivamente da due vulcanici giovani, Domenico Guarna e Carmine Verducci, tutti ospiti qui in questo bel locale sul lungomare di Brancaleone, gestito e diretto dalla cooperativa Clevers di Bova Marina, guidata dalle laboriose sorelle Margherita e Carmelina Tringale. A testimonianza del nostro impegno nella organizzazione di una kermesse socioculturale e turistica per presentare il primo volume Eccellenze di Calabria, che oso definire un eccellente prodotto culturale di marca prettamente calabrese. A nostro modesto avviso, Eccellenze di Calabria si presenta al lettore, allo studioso, al ricercatore che sia, come un forbito atlante di peculiarità socioculturali e turistiche dell'intera Calabria, quasi a 360 gradi. È veramente un mix di natura, preistoria, storia, cultura, solidarietà. Il testo pubblicato nel settembre del 2016, a San Giovanni di Infiore in provincia di Cosenza, si presenta con una elegante e significativa veste tipografica ben curata dalla casa editrice Publisfera, guidata dall'avvocato qui presente Luigi Oliverio,
che ci onora della sua presenza con notevole impegno, venendo da Napoli. Il volume comprende 9 capitoli in 190 pagine, dove ben 22 autori studiosi hanno messo la loro firma, per non dire la loro faccia, trattando magistralmente vari ed interessanti argomenti che sanno di arte, di storia, di filosofia, di letteratura, di ambiente, di religione, di multiculturalità e di solidarietà, eccetera. Insomma, un ricco caleidoscopio di saperi scientifici e umanistici di marca prettamente calabrese. Le riproduzioni litografiche e fotografiche impreziosiscono il contenuto del volume e arricchiscono la mente dell'attento lettore studioso. Il grafico che vedete della Calabria riportato sulla copertina si coniuga perfettamente con quanto pensato e scritto da Leonida Repaci di Palmi nel primo capitolo di Calabria grande e amara. Un'idea questa alquanto geniale, certamente dell'editore, che secondo il mio modesto parere costituisce e rappresenta la migliore introduzione al contenuto del libro. Eccellenze di Calabria è un prodotto editoriale di alta caratura culturale da consigliare a tutti i calabresi che amano conoscere le tante e varie eccellenze di questa Calabria grande e amara, come la definisce lo stesso Leonida Repaci. Concludo quindi con un grazie per il paziente ascolto ed un ad maiora sempre per l'editore e gli autori affinché il secondo volume ci faccia conoscere altre eccellenze calabresi. Il secondo volume da Voce di Corridoio è già in forno. Allora, adesso proseguiamo con la serie degli interventi e parliamo di Calabria Experience. E vorrei parlare di Calabria Experience estrapolando proprio da Eccellenze di Calabria una summa di Edward Lear, tratta dal diario di un viaggio a piedi, scritto dall'eclettico viaggiatore e giornalista inglese nella sua permanenza nell'Aspromonte nell'estate del 1847. Il senso di mistero e di solitudine di queste scene, la profonda solitudine di queste montagne, sono tali che nella penna, nella matita, possono descrivere. Bene, di questo e di altro ci parlerà Carmine Verducci, presidente di Calabria Experience, oltre che fondatore della stessa associazione, ma anche presidente della Prologo, oltre che, come ha detto il professore Campanella, dinamico e vulcanico, giovane, attivo non nel territorio, per il territorio. Grazie soprattutto per l'invito che ho ricevuto qui questa sera. È sempre un'emozione parlare di territorio per chi il territorio lo vive e lo sente, e io mi ritengo una di quelle persone che il territorio lo sente più che lo vive. Sono stato chiamato qui oggi a presiedere questo tavolo anche per parlare di Eccellenze di Calabria, e devo dire che è un argomento molto interessante e che di questi tempi se ne discute moltissimo, si discute anche in politica. Sappiamo che l'interesse maggiore turistico in Italia si sta avviando soprattutto grazie alle risorse culturali che questa Italia possiede, soprattutto il meridione d'Italia, poco conosciuto, poco sponsorizzato, vuoi per la cattiva politica, vuoi anche per una questione anche culturale. E come fondatore di Calabria Experience, questo movimento, questa associazione che nasce nel 2015 come progetto Proloco Brancaleone, perché mirava alla valorizzazione di quei luoghi poco conosciuti, cioè poco conosciuti dalle masse, e quindi valorizzando il territorio del Brancaleonese, l'entroterra come l'area che poi
abbiamo trasformato insieme a Sebastiano Stranges in una vera denominazione che oggi comincia a correre sull'etere, su tanti itinerari turistici e anche sportivi sul territorio, Valle degli Armeni. Valle degli Armeni che è diventato ormai sicuramente un marchio d'eccellenza di posti e luoghi abbandonati, sì, senza servizi, sì, inaccessibili, certo, perché è proprio questa la caratteristica di questo territorio, l'inaccessibilità, l'esclusiva e forse l'unicità di questi luoghi. Appunto, questo territorio non ha bisogno di mostrarsi creando dei servizi in maniera molto spropositata, che alcune volte vanno a deturpare anche quello che è la vera essenza primordiale del territorio, di questo territorio aspro, appunto l'aspromonte o la catena preaspromontana. Dunque Calabria Experience si è posta l'obiettivo di valorizzare soprattutto la fascia ionica, cioè quella fascia che è poco sponsorizzata, diciamolo in questo termine, anche dai tour operator nazionali, che vedono la fascia ionica come una zona povera. E allora attraverso le immagini, attraverso anche dei filmati che stiamo guardando, ci dilettiamo un po' tutti, i fruitori del progetto hanno fatto sì che Calabria Experience crescesse. Quindi non è tutto merito mio quello che Calabria Experience è oggi, ma è anche sicuramente ai fruitori. Sono giovani, sono anche persone di mezza età, professionisti, insomma tantissimi, e anche le associazioni che sono state coinvolte, sono state chiamate da noi per collaborare, nel senso valorizzando l'operato che svolgono duramente su un territorio che non si muove sulla base di finanziamenti europei o nazionali, molto spesso ci si autofinanzia. Appunto il progetto è un progetto che oggi diventa un'associazione culturale escursionistica autogestita, cioè nel senso non percepisce alcun fondo, non fa richieste a comunità europea o provincia o regione o chi che sia, ma si autosostiene, cioè ognuno si sente parte di questa grande famiglia e mette in campo le proprie capacità. Ad esempio le interviste, i documentari che abbiamo realizzato, c'è qui anche il dottor De Angelis che collabora da tempo sia con la Proloco Brancaleone ma anche con Calabria Experience, che poi diventa quasi un'appendice. E questi filmati sono stati visti, non lo dico io, ma cioè, appunto chiamano da molte parti d'Europa e ce lo dicono, sono stati visti anche all'estero, quindi sono stati oggetto di studio, di tesi di laurea. Significa che forse abbiamo lavorato bene, cioè quel poco che abbiamo dato forse lo stiamo dando bene, e oggi stiamo raccogliendo anche i frutti di questo lavoro di seminatura che abbiamo fatto sul territorio, quindi facendo conoscere Bruzzano, Staiti, in maniera molto, molto più veritiera rispetto a come immaginiamo sulle cartoline. E appunto questo è il nostro obiettivo, l'obiettivo mio, ma anche di chi collabora con me e sposa con me. Non a caso il Giardino di Morgana è una di quelle realtà che è conosciuta sul web, ma che ci stiamo inseguendo molto spesso con Domenico, perché appunto lui è uno di quei giovani di questa terra che il territorio più che lo vive lo sente, quindi, perché altrimenti non farebbe quello che sta facendo. Bellissime realtà, dunque dicevo, fotografate e che sono state anche esposte in varie località con una mostra itinerante che abbiamo appunto allestito l'anno scorso lungo i sentieri del tempo, che ha toccato vari paesi e anche eventi sul territorio, riscuotendo un notevole successo. E diciamo che esistono, cioè io volevo esprimere un parere, esistono eccellenze di Calabria, eccellenze che sono state non mai inserite in circuiti di valorizzazione vera. Molto spesso sentiamo parlare anche nei palazzi regionali di valorizzazione del territorio,
personalmente ho delle riserve su questa valorizzazione che, di cui sentiamo molto parlare, perché spesso e volentieri si finisce a tarallucci e vino, insomma, come si suol dire. Io non sono d'accordo, Domenico lo sa come la penso e molti di voi che siete presenti qua sanno come ragiono. Cioè, conoscere i territori significa apprezzare il vero, cioè la storia, l'essenza vera. E Calabria Experience è una grande famiglia, dicevo prima, un marchio identitario che caratterizza un territorio specifico e sarà sicuramente apprezzato un po' di più nel tempo, anche perché ci stiamo facendo anche conoscere inseriti diciamo da marchi internazionali pure che ci vogliono come partner e come sponsor, e questo ci garantirà sicuramente in futuro una valorizzazione del territorio vera, mostrando attraverso il web ma anche attraverso le TV locali la vera essenza di questo territorio. Quindi io non posso che adesso ascoltare l'intervento anche dell'avvocato Oliverio e sicuramente arricchirmi un po' di più, perché non siamo cresciuti con quella cultura capace di inserirsi subito nel mondo, diciamo, nel panorama culturale. Sicuramente abbiamo bisogno noi giovani di essere acculturati da persone che prima di noi hanno operato sul territorio, prima di noi hanno fatto cultura, e cercando quantomeno di fare bene il nostro lavoro, che è un lavoro non retribuito, ma sicuramente un lavoro che ci gratifica molto più del denaro. Grazie. È possibile moderare gli applausi per non creare allarmismi. Allora, a un nostro caro amico a quattro zampe. Ora proseguiamo con l'avvocato Luigi Oliverio. Ho scoperto in questi giorni che hanno preceduto l'iniziativa odierna che abbiamo diverse cose in comune, sebbene con le dovute proporzioni. La stessa abilitazione professionale, anche se l'avvocato è patrocinante in Cassazione e io per ovvi motivi ancora no. E poi è un editore, è anche editore di una rivista che si chiama Calabria Noi nel Mondo e ha fondato diverse associazioni culturali. Nel mio piccolo, io sono presidente dell'associazione culturale La Voce del Sud, e nello statuto dell'associazione c'è scritto che la finalità principale è quella di pubblicare un periodico e che il periodico dovrà essere, diciamo, sostenuto, mantenuto dall'associazione, il che vuol dire che l'associazione funge da editore. Morale della favola, abbiamo un'altra cosa in comune, sebbene nelle dovute proporzioni, perché Calabria Noi nel Mondo, che avete avuto modo di apprezzarla sulle sedie, è una rivista un po' più sostanziosa del nostro periodico, che comunque in questi giorni festeggia proprio i 10 anni, e colgo l'occasione per invitare tutti voi presenti all'iniziativa che si terrà giovedì prossimo alle ore 21 a Bova Marina in Piazza Municipio, proprio per celebrare questa piccola ricorrenza e con l'intento di realizzare un numero del giornale, anziché scritto, un po' a voce, un giornale aperto. E alla fine ci sarà poi un piccolo dibattito su informazione e carta stampata che durerà, insomma, qualche decina di minuti. In ogni caso, concentriamoci adesso su Calabria Noi nel Mondo. Ho letto un editoriale scritto dal direttore responsabile di Calabria Noi nel Mondo, Antonio Mancina. Non è molto lungo, e siccome sembra ripercorrere per larghi tratti quello che è la summa anche dell'associazione La Voce del Sud, in vista la presenza dell'editore, ideatore di questa rivista, l'avvocato Luigi Oliverio, ho pensato di rubarvi un minuto e leggervelo. Il sogno continua, scrive Antonio Mancina,
E come non potrebbe esserlo? Dopo 3 anni di sacrifici, Calabria, noi nel mondo, vuole continuare ad essere quel ponte di informazione fra noi, che viviamo una terra arida ma bellissima, e i nostri connazionali, che vivono in praterie verdi e fertili, ma che sognano notte e giorno la loro terra. E noi siamo qui. Fin quando un ciclone non ci sommergerà, noi saremo sempre qui a rinverdire quel sogno che un emigrante calabrese, Luigi Oliverio, di un gruppo di calabresi testardi, ha visto nascere 3 anni fa. Da tutto il mondo siamo sommersi da telefonate di calabresi che hanno voglia di un nuovo rinascimento, hanno voglia della loro terra, hanno voglia di capire quello che succede nei loro paesi, nei loro borghi. Tutti noi calabresi, di qua e di là, stiamo creando l'unione della che valica oceani. Con questo spirito è nata la rivista Calabria Noi nel Mondo, e con questo spirito sta continuando, ben sapendo che i sacrifici di tutti sono stati enormi, lo sono e lo saranno. Non siamo i Don Chisciotte del momento, non vogliamo lottare contro i mulini a vento. Vogliamo che questa terra, anche con il contributo della nostra informazione positiva, libera e bella, conosca un nuovo rinascimento. Vogliamo che finalmente tutti i calabresi del mondo si uniscano sotto un'unica bandiera. Facciamo in modo che questa bandiera sia Calabria, noi nel mondo. Bene. Ho voluto leggere questo editoriale perché, ripeto, lo sottoscriviamo anche come La Voce del Sud, rispecchia praticamente pedissequamente quello che è la nostra mission. E ora passo la parola all'avvocato Luigi Oliverio per parlarci di questa di Calabria Noi nel Mondo. Subito dopo poi parleremo anche del principe di questa sera, che è Eccellenza di Calabria. Grazie ai presenti che sono intervenuti, grazie a chi mi ha preceduto, e mi dispiace di deluderli, perché io sono di poche parole. Forse i 3 che mi hanno preceduto si aspettavano chissà che cosa. Io dirò molto poco. A proposito della rivista, per tenere divisi gli argomenti, secondo l'indicazione del presentatore, come è nata questa rivista? È nata per cercare di unire i calabresi residenti ai calabresi, che sono milioni, sparsi, purtroppo dico io, in tutto il mondo. E così è nata Calabria Noi nel Mondo, che veramente vorrebbe diventare, più che essere, adesso non lo è, ma diventare un mezzo di unione tra i calabresi residenti e i calabresi, ripeto, sparsi nel mondo. Certamente non è una prerogativa piacevole di cui possiamo in un certo senso vantarci, che i calabresi sono sparsi in tutto il mondo. È stata una necessità che i calabresi, pure con il cuore sanguinante, e non dico, sono convinto di non dire una esagerazione, con il cuore sanguinante si sono allontanati dalla terra che amavano e che amano. E per questo è nata la rivista. La rivista che dovrebbe veramente diventare la rivista della emigrazione. Andando in giro un po' per far conoscere la rivista, perché la rivista in un certo senso
è la madre anche del libro. In effetti, Eccellenze di Calabria non è altro che una filiazione di Calabria a noi del mondo. E noi ci auguriamo che a Eccellenze di Calabria seguano altre pubblicazioni, non soltanto la seconda parte di Calabria, di Eccellenze di Calabria, ma anche altri argomenti, tutti specificatamente calabresi, perché la Calabria deve essere valutata soprattutto da parte nostra. Quando si è cominciato a parlare del libro Eccellenze di Calabria, qualcuno, e dicendo qualcuno non mi riferisco, non era certamente uno solo, ha avuto la malignità di dire: ma che in Calabria ci sono pure eccellenze? Per me fu un pugno in pieno viso. Per chi aveva concepito prima la rivista e poi il libro, non poteva essere diversamente. E le due pubblicazioni, rivista Calabria Noi nel Mondo e Eccellenze di Calabria, sarà una pia illusione la mia, ma vorrebbe essere il primo passo per un autentico sviluppo di tutta la Calabria. Per me, dicevo stamattina, oggi venendo in macchina con Domenico Guarna, che è una sofferenza fisica pensare che la Calabria debba essere stimata come la Cenerentola tra le regioni italiane. Ed è tanto più una sofferenza in quanto personalmente sono convinto che in Calabria ci sono le possibilità oggettive per diventare veramente una grande regione, come era ai tempi della Grecia, per questo Magna Grecia, sì, esatto. Perché allora non sfruttarla? Una domanda che ci dobbiamo porre tutti quanti. E Regione Calabria. Vorrei chiudere, perché ripeto, i miei discorsi non sono. Voi siete tutti quanti molto giovani. Nel 62, a gennaio 62, 63, mi pare che fu insediato al presidente degli Stati Uniti John Kennedy. Nel discorso di insediamento disse una frase che rimase storica. Rivolto agli americani: non domandatevi che cosa l'America può dare agli americani, ma domandatevi piuttosto che cosa gli americani possono dare all'America. Sfruttando il concetto, ecco, io vorrei che tutti i calabresi riflettessero su questo e non si preoccupassero di chiedere magari alla Calabria qualcosa, ma di dare piuttosto. Un altro personaggio vivente ha avuto un'espressione ancora più, come dire,
più realistica. Il personaggio è Papa Francesco, il quale in un famoso discorso che tenne alla fine dell'anno a Buenos Aires, quando era arcivescovo di Buenos Aires, invitò gli argentini a caricarsi un pezzetto dell'Argentina. Anche qui, modestamente, io invito tutti i calabresi, a cominciare naturalmente dai presenti, a caricarsi di un pezzetto della Calabria. E così, sarà così, dovrà essere così, che se ciascuno dei calabresi o della maggioranza dei calabresi, ecco, ci fosse questo pensiero di mettersi sulle spalle un pezzetto della Calabria, la Calabria veramente in poco tempo potrebbe diventare, e io mi auguro che diventerà, una grande regione. Allora, l'avvocato Oliverio non è entrato nel merito di Eccellenze di Calabria, lo farò io brevemente, poi gli darò la parola per un intervento, diciamo così, di chiusura della sua parte, prima di entrare poi nel dettaglio e parlare dei bronzi. Dentro questo libro c'è la Calabria dei castelli, di Castello di Roccella, di Scilla, di Santa Severina, di Roseto Capospulico, c'è la Calabria dei borghi, la Calabria, i borghi di Bova, di Gerace, di Chianalea, di Aieta, e poi c'è anche la Calabria dei grandi uomini, delle grandi intelligenze, quella di Bernardino Telesio, di Tommaso Campanella, di Luigi Giglio, detto Lilio, che ha portato avanti la riforma del calendario gregoriano, qualcosa che ha lasciato un segno a dir poco indelebile della storia. Ci sono anche le bellezze naturalistiche, i parchi della Calabria, e poi c'è tanta passione e tanta competenza, quella che hanno messo i 22 autori che hanno fatto i vari brani di questo Eccellenze di Calabria. Eccellenze di Calabria e non l'Eccellenze di Calabria, perché giustamente un volume, per quanto corposo e completo, non poteva contenere tutte le bellezze di questa terra. Quindi ora chiedo al nostro avvocato in poche parole di dirci cosa pensa di Eccellenze di Calabria, che cos'è per lui. Io veramente gradirei che fossero i presenti a rispondere alla tua domanda. Io parlo con il tu, perché se non altro come collega. Perché Eccellenze di Calabria? Perché veramente sono eccellenze, cose che di cui, almeno per alcune cose, sono uniche, nel senso che sono sorte in Calabria. La malignità di chi ha pronunciato che ci sono eccellenze anche in Calabria, ma mi sembra di poter dire che sono molti calabresi che non hanno un bel concetto della Calabria, ma sbagliano perché non sono al corrente delle cose che invece in Calabria sono sorte. Io non voglio dilungarmi sul volume, anche perché poi il discorso si darebbe lungo. Invito piuttosto, scusate, a leggerlo il libro, a leggerlo e farlo leggere, perché in questo modo
si aiuta la Calabria a uscire da questo stato di inferiorità. Io non so cosa pensate, e gradirei che, ecco, intervenissero loro dal pubblico, se ritengono, come dire, adeguato, idoneo il titolo Eccellenze di Calabria. Io farei rispondere a tutto. Faremo rispondere dopo la relazione di Domenico Guarna, che tra poco ci parlerà dei bronzi, un atlante di anatomia umana. Prima vi presento Domenico Guarna, oltre ad essere il presidente dell'associazione culturale Il Giardino di Morgana, come poc'anzi detto, è operatore turistico per destinazioni ecocompatibili, ma anche responsabile della comunicazione e della promozione dell'area archeologica Archeoderi di San Pasquale. Oltre con la sua associazione ha portato avanti non solo l'iniziativa odierna, ma diverse altre iniziative nel corso di questi ultimi anni. Iniziative apprezzate, ma non mi dilungo più di tanto. Ci sarà un argomento molto interessante, che è quello dei bronzi di Riace, che rappresentano forse uno dei migliori, se non forse il migliore biglietto da visita di tutta la nostra provincia nel mondo. Prego. Ok, mi sentite? Sì. Allora, prima di passare alla relazione sui bronzi, vorrei spendere qualche parola sulla sfida di scrivere un pezzo appunto sui bronzi, direi giornalistico, su due capolavori da Riace. Tutto nasce l'anno scorso, proprio ad agosto, quando l'amica Rossella mi chiese se me la sentivo di scrivere qualcosa sui bronzi, per questo progetto editoriale che poi divenne Eccellenze di Calabria. E devo ringraziare proprio lei se questa sfida io poi all'epoca l'accettai. Questo viaggio mi ha permesso poi di confrontarmi con quasi tutti i miei limiti e superarli. Mi ha permesso di conoscere alcune pagine del bello di questa terra, non solo dal punto di vista culturale, e mi riferisco appunto all'opera completa, ma anche dal punto di vista umano, e mi riferisco principalmente a Rosa Fabiano, mio referente presso la casa editrice, persona di eccezionale disponibilità, e poi chiaramente all'avvocato Oliveri, che ringrazio per la sua immensa disponibilità ad affrontare un viaggio impegnativo per restare solo qualche ora insieme a noi, in nostra compagnia, per rientrare poi in nottata nella sua cara Napoli. Ecco, un viaggio editoriale non è mai solo una carta scritta, è emozione, è sentimento, è uomini, sono sensibilità, è un viaggio appunto. E il viaggio dei bronzi di Riace, quello moderno almeno, nasce il 16 di agosto del 1972. Nel mare antistante il comune di Riace, piccolo centro della nostra costa ionica, il sub romano Stefano Mariottini, che è il giovane sorridente nella foto al centro, e anche qui ci sono molti, molti dibattiti sul punto, su chi sia realmente appunto ad aver rinvenuto le due statue. Alcuni dicono appunto dei giovani qualche giorno prima. Comunque, a circa 800 metri dalla costa e a 8 metri di profondità, vide emergere dal basso fondale un braccio. Ed è proprio così che nasce la storia moderna dei due bronzi da Riace. Le due meravigliose statue vennero recuperate poi qualche giorno dopo, il 21 di agosto, dai sommozzatori dei carabinieri del nucleo di Messina, per essere poi avviate a una prima pulizia a restauro in loco, subito dopo a Firenze, e poi rientrarono a Roma e poi appunto a Reggio. Sin dai tempi del fortuito ritrovamento, come vi dicevo, la storia delle due statue è fitta di mistero e punti di domanda, ai quali numerosi studiosi hanno saputo dare solo delle risposte parziali, il che ha aumentato il fascino di queste due statue, di per sé bellissime ed allo stesso tempo misteriose. Procediamo appunto con ordine, e secondo me, approcciandosi alle due statue, questi due bronzi di Riace, la cosa migliore è appunto porsi queste tre domande dal punto di vista, diciamo, di una curiosità, approcciandosi in un modo curioso a queste due statue, cioè: c'è dell'altro nel fondale di Riace? Chi sono questi due bronzi? E se perché si trovavano proprio nel fondale di Riace? Partendo appunto dalla prima domanda, da quel fortunato agosto, come vi dicevo, del 1972, le voci su eventuali altre statue
Ariace, oggetti pertinenti ai bronzi, quindi gli elmi, gli scudi, le eventuali lance si sono susseguite nel tempo, a ritmo quasi costante. Nel 2007 il quotidiano della Calabria sollevò una serie di interrogativi sul ritrovamento delle due statue. Ci si interrogò sull'esistenza di eventuali altre statue, come vi dicevo, e altri oggetti a correlli. L'inchiesta giornalistica diede il via ad una duplice indagine che vide come protagonisti sia il Ministero per i Beni Culturali sia la Procura di Locri. Nella tormentata ricostruzione del ritrovamento delle due statue fu addirittura il Tribunale ad intervenire, il Tribunale di Roma, a dare la paternità del ritrovamento a Stefano Mariottini. Secondo alcuni però le circostanze del ritrovamento restano comunque poco limpide. Com'è possibile appunto che due statue di quelle dimensioni siano rimaste per secoli in un basso fondale, come quello appunto di Riace? La spiegazione più logica sembrerebbe collegata appunto al frequente moto ondoso che proprio in quel luogo è molto frequente e molto, molto violento. Proprio in quell'anno a Riace si registrò una violenta mareggiata che probabilmente scoprì le due statue e rese possibile il rinvenimento a Mariottini o a chi per lui. Passando alla denuncia che lo stesso Mariottini presentò il 17 di agosto, quindi il giorno dopo il ritrovamento, sono almeno due punti oscuri da analizzare. È lo stesso Mariottini che parla appunto di gruppo di statue nella sua relazione di denuncia. E perché appunto poi il Mariottini, riferendosi alla cosiddetta statua B, indica che presenta sul braccio, e cito appunto la dichiarazione della denuncia, presenta sul braccio sinistro uno scudo. Per quanto riguarda il primo quesito che ho messo nella slide, è lo stesso Mariottini appunto a dare la risposta. Indicando appunto che fu il sovrintendente dell'epoca, che era Giuseppe Foti, a suggerire quelle parole, giustificando il tutto con la possibilità esistente di altre statue poco distanti da quelle rinvenute. A conferma nella stessa relazione, il Mariottini, dopo questo passaggio dove parla di gruppo di statue, torna successivamente a parlare di due statue emergenti. Perché quel riguarda invece il secondo quesito, lo stesso Mariottini confermerà in una sua errata valutazione dovuta alla presenza di sabbia che pensava coprisse lo scudo. In conclusione, poi, tra il 2007 e il 2008 fu realizzata una perlustrazione dei fondali di Riace, nella quale nulla venne rinvenuto. Congiuntamente, nulla venne rintracciato nelle indagini presso i grandi... Se è possibile, se si può chiudere la porta cortesemente, perché non riusciamo a parlare. Grazie. In conclusione, vi dicevo, tra il 2007 e il 2008 fu realizzata una perlustrazione dei fondali di Riace, nella quale nulla venne rinvenuto e congiuntamente nulla venne rintracciato nelle indagini che vengono realizzate presso alcuni antiquari internazionali. Comunque capiamo che questa indagine era lacunosa, comunque parziale, perché è impossibile rintracciare tutti i collezionisti o tutti i musei. Il che ha portato appunto all'ufficiale conclusione dell'inchiesta sia presso appunto il Ministero sia presso la Procura di Locri. Ma passiamo adesso invece alla seconda domanda, cioè chi sono i due bronzi? Per brevità espositiva indichiamo appunto il bronzo A, quello che mostra i denti come bronzo A o bronzo giovane, mentre l'altro bronzo, quello sempre per brevità espositiva a cui manca l'occhio, il bronzo B o il vecchio. Però secondo me dovremo anche andare oltre questa definizione per dare appunto una dignità, la dignità che meritano queste due statue. Nella ricostruzione partiamo appunto da alcuni punti fermi. Le due statue, per la maggioranza degli studiosi, dovrebbero essere state realizzate tra il 470 e il 450, la statua A, e 20-30 anni più tardi B. La terra di fusione ci indica la provenienza, che è Argo, in Grecia. Sono alte 1,98 metri A e 1,97 B, quindi un centimetro più piccolo. Sono costituite prevalentemente di bronzo, tranne i capezzoli e le labbra che sono in rame, la sclera degli occhi che è in calcite bianca, le iridi che sono in pasta vitrea. Il dotto lacrimale, il bronzista realizza anche il dotto lacrimale per dare una migliore resa del volto della statua, che è in pietra rosata. È fatto unico nella statuaria mondiale, il bronzo A mostra i denti. Noi abbiamo una duplice fortuna,
trattando dei bronzi. Intanto abbiamo appunto il ritrovamento di due bronzi di epoca greca, che già è un unicum quasi, o comunque una cosa molto, molto rara. In più abbiamo anche la fortuna di trovare il vero unicum, che è una statua che mostra i denti. È Furenze, è furioso questo, questa, la raffigurazione appunto del bronzo A. Al Museo di Reggio abbiamo praticamente una collezione di bronzi che il mondo dovrebbe invidiarci, perché abbiamo appunto una collezione di bronzi di epoca greca che fa invidia realmente al mondo, perché nella stessa sala espositiva, peraltro, oltre ai due bronzi troviamo delle perle incredibili, che sono i bronzi del relitto di Porticello, cioè la testa di Basilea e la testa del filosofo. I due bronzi, tornando appunto alla slide, i due bronzi vennero realizzati con la tecnica a cera persa, che è con il metodo indiretto, con il metodo diretto, scusate, che peraltro è il metodo più dispendioso per realizzare appunto delle statue in bronzo. Analizziamo appunto la tecnica a cera persa con metodo diretto. In un primo momento viene realizzato appunto un modello in argilla o in pietra refrattaria. Successivamente su questo modello viene realizzato uno strato di cera, viene spennellato appunto uno strato di cera. Successivamente questo strato di cera viene coperto con un involucro di argilla, ai quali vengono appunto realizzati degli sfiatatoi per fare colare poi il bronzo. Appunto successivamente abbiamo la colata di bronzo e quindi abbiamo la fuoriuscita della cera. Successivamente abbiamo la scoperta, quindi si leva questo strato di argilla che viene realizzato successivamente, viene ripulito dai codoli di fusione, dal bronzo appunto in eccesso, e abbiamo l'individuazione di questa statua con l'involucro originale, il modello in argilla che resta dentro, e altro non è che quello che poi successivamente diventerà la terra di fusione, quello che ancora corrode o in parte corrodeva fino a qualche anno fa i bronzi di Riace. Ma andiamo poi rapidamente appunto alle ipotesi ricostruttive, ne ho tracciate solo alcune. Abbiamo appunto l'ipotesi di Vita, che individua appunto questi due bronzi con la provenienza della località Atene, degli eroi oplitodromi, cioè degli atleti che corrono lo stadio greco con un abbigliamento da battaglia leggero. Il bronzo A è forse di Mirone del 460 a.C., il bronzo B di artista attico, secondo il di Vita, del 430 a.C. Secondo invece l'ipotesi Ridgway, abbiamo una località non precisata della Grecia per la provenienza, i bronzi sono raffigurazione di un poema epico tra il primo secolo e il a.C. e il primo secolo d.C. Secondo invece il Rolley, la collocazione dei due bronzi è la Grecia. Il bronzo A è un eroe eponimo attico, probabilmente, secondo il Rolley, del 460 a.C. Il bronzo B è un eroe eponimo attico, anch'esso, di scuola fidiaca addirittura, del 430 a.C. L'eroe eponimo è un guerriero che prende parte al mito fondativo della città, di una città. L'ipotesi del Paribene invece individua le due statue con una provenienza appunto della Locride regina. Il bronzo A, un eroe, forse Aiace o Ileo del 460 a.C. come datazione per la realizzazione. Il bronzo B, uno stratego del 410 o del 400 a.C. Andiamo avanti con altre ipotesi molto velocemente. La teoria del Dontas, la località di provenienza Atene. Bronzo A, forse un eroe eponimo, ho spiegato appunto cos'è l'eroe eponimo, di Mirone del 450 a.C. e il bronzo B, se anch'esso un eroe eponimo, di Alcamenes del 450 a.C. La teoria di Holloway individua appunto come provenienza la località la Sicilia. Il bronzo A, un egista di colonia occidentale. Il bronzo B, anch'esso un egista di colonia occidentale. L'egista è il condottiero che prende parte alla fondazione di una colonia. L'ipotesi Stucchi invece individua queste due statue sempre nella Locride regina. Il bronzo B, Eutimo, vincitore del demone Alibas a Temesa, di Pitagora di Reggio, nel 470 a.C. e il bronzo B, Eutimo pugile, eroicizzato dopo la morte, un artista magno greco, intorno al 425. Eutimo è un eroe vincitore appunto ad Olimpia della specialità del pugilato. E poi ho tracciato tre ipotesi che tra virgolette potremmo definire principali, ma che poi principali non sono, ma che secondo me hanno più
colpito l'attenzione degli studiosi. Partiamo appunto con l'ipotesi del professore Moreno, che ritiene le due statue appartenenti ad un unico gruppo statuario, esclude la possibilità con l'analisi appunto dei segni in negativo sulle due statue d'Arriace che si tratti di atleti eroeponimi o protettori delle tribù attiche, statue appartenenti ad un donario posto ad Argo raffigurante il mito dei sette a Tebe. Fin qui su questi tre elementi abbiamo appunto una coincidenza con le ipotesi ad esempio avanzate dal professore Castrizio. Il bronzo A è opera appunto di Agelades di Argo nel 450 a.C. e il bronzo B di Alcamenes di Atene nel 440 a.C. Il bronzo A viene individuato come Tideo per i denti esposti che rimanderebbero al morso dato a Melanippo alle porte di Tebe. Il bronzo A e il bronzo B, scusate, Anfiarao, indovino, per la cuffia che secondo il Moreno la statua B riportava in antico. Ed ecco appunto come il Moreno individua queste due statue. Molte immagini come queste vengono dal sito bronzidiriace.it, dove collaborano oltre all'Università di Messina il professore Daniele Castrizio, e anche è patrocinato il sito dall'ex provincia di Reggio Calabria e dal comune di Reggio Calabria. Le critiche che vengono mosse appunto a questa teoria è che il giavellotto che il Moreno individua era tipico appunto delle classi basse dell'esercito, quindi ci si potrebbe domandare perché un bronzista prende appunto a cuore due statue del genere per poi raffigurare solamente appunto una seconda linea dell'esercito. B indossa una cuffia da indovino, non documentata però in epoca greca, ma che viene documentata invece in epoca romana, ed in più presenta una corona d'alloro non documentata sui segni negativi appunto della statua. La spada con banderuola anch'essa non presenta dei segni in negativo sulla statua. La spada appunto non li presenta, quindi è un po' come dire arbitrario forse questo attributo. Lo scudo è piccolo ed è ripreso dalla ipotesi del Divita, ma mentre lì abbiamo appunto una raffigurazione di due oblitodromi, quindi questo scudo piccolo è giustificabile, secondo invece l'ipotesi del Moreno questo scudo piccolo ha poca attinenza. Andando avanti abbiamo appunto l'ipotesi del Brinkman. Il bronzo A indossava un elmo corinzio calzato sulla testa, però alzato, non perché questo sia una cosa naturale, anzi non è naturale camminare con un elmo corinzio o comunque un elmo in generale calzato in quel modo e posto all'indietro sulla testa. Era un espediente iconografico, potremmo dire, cioè per far vedere il volto della statua o il volto del bronzo in questo caso. Portava una lancia e uno scudo, un oblon, quindi uno scudo grande. La bocca era semiaperta e la testa era inclinata, indicando una relazione con un'altra statua. Secondo il Brinkman, quindi, le due statue erano in relazione tra di loro. Il bronzo B, in probabile appunto relazione, portava un copricapo trace, che era l'alopecis. Portava con sé un'ascia nella mano destra e nella sinistra un arco, delle frecce e lo scudo tracico, la pelle. Da un passo di Pausania, il Brinkman identifica le due statue come le due statue giganti presenti ad Atene. Raffiguravano appunto Eretteo A e il trace Eumolpo B, in lotta appunto per Eleusi. E abbiamo appunto la raffigurazione della ricostruzione di queste due statue d'Arriace secondo i Brinkman. Le critiche che vengono mosse a queste due a questa teoria è che il diadema della statua A sembra un po' campato in aria, perché comunque non ha una visibilità calzando appunto l'elmo, neanche dai due fori per gli occhi, che come vedete vengono ad essere un po' più in alto rispetto al viso. Nella statua B la deformazione della testa sembra più adatta appunto ad un elmo corinzio più che a una cuffia da indovino come il Brinkman invece identifica. Lascia poi lo scudo, le frecce appunto e l'arco non lasciano almeno segni in negativo appunto sulla statua, non abbiamo dei segni che ci possano indicare esplicitamente che di questi oggetti addizionali alle due statue si possa trattare. Passiamo invece alla ipotesi del professore Castrizio e partiamo dai segni sulla testa dell'ipotetico elmo. Abbiamo appunto sui due fianchi della testa questi triangolini e dietro questa spianata, dietro nella nuca questa spianata.
Il Castrizio ipotizza appunto che fossero i perni fondamentalmente, sia sui profili della statua, sia nella spianata dietro, per far calzare quest'elmo corinzio come appunto nella slide, vedete l'ultima foto. In più abbiamo sulla testa del bronzo questo foro, sulla testa appunto del bronzo A. Questo foro probabilmente era un perno, che venne peraltro ribassato in antico, vedete questo tondino, quello era l'originario perno, che venne ribassato in antico, venne picchettato, e dove abbiamo questo vuoto adesso venne impiantato un altro perno. Secondo alcune ipotesi questo era un dischetto che veniva impiantato sulla statua per proteggere appunto il bronzo dai piccioni. Secondo il Castrizio invece questo era un perno che permetteva una maggiore stabilità dell'elmo, perché una volta calzato aveva la necessità quest'elmo di essere in qualche modo fermato dall'interno. Per quanto riguarda il bronzo B, abbiamo invece tutti questi segni che il Castrizio legge come appunto il triangolino in alto sulla fronte, come la possibile cuffia che si doveva vedere dai due buchi dell'elmo corinzio. L'orecchio che è realizzato solo per metà, perché l'altra metà andava a finire probabilmente sotto l'elmo che la statua AB secondo il Castrizio portava. E poi abbiamo appunto questo canale, questo vero e proprio solco che viene ad essere inciso nella barba del bronzo B, perché probabilmente vi era un paragola, secondo un legaccio del paragola che si legava appunto poi al paraorecchio, secondo l'ipotesi del Castrizio. E poi nella nuca delle alette, che qui vedete meglio, ai due fianchi, ai profili diciamo del bronzo, e questa aletta che viene fuori dalla testa appunto del bronzo, che è totalmente innaturale ovviamente. Perché? Perché il Castrizio legge appunto una corinzia Cunè. Che cos'è questa Cunè? La Cunè appunto è il segno del comando del Basileus o dello Strategos. Dobbiamo considerare che in epoca greca non esiste una magistratura come poi ci sarà in epoca romana, dotata di imperium, però abbiamo appunto delle figure che erano dotate ovviamente di comando in battaglia, e venivano in battaglia identificati con preso un comandante sempre con questa Cunè. Leggiamo invece i segni dello scudo, ed sono facilmente individuabili. Abbiamo appunto questo porpax, che appunto permetteva una maggiore stabilità nell'impugnatura dello scudo, e la statua ancora ha il pugno chiuso, quasi ancora ad imbracciare questo scudo. Per quanto riguarda B, è leggibile anche qui, è facilmente leggibile, vedete il porpax anche qui, e subito dopo vedete anche la mano che stringe ancora questo ipotetico scudo. In più in B troviamo questo pomellino che ho indicato appunto con una freccia, probabilmente per appoggiare quindi lo scudo alla spalla e dare una maggiore stabilità anche lì. Passiamo invece poi ai segni dell'ipotetica lancia. I due bronzi tengono appunto l'impugnatura della lancia, hanno l'impugnatura della lancia in modo diverso. Per quanto riguarda A, abbiamo appunto questa lancia che passa tra l'indice e il medio, come oggi avviene con gli scout, per tenere appunto questa la bandiera, quindi che identifica il reparto degli scout, per non fare toccare la seconda punta a terra. Quindi abbiamo questa impugnatura che vedete poi nella rappresentazione. Invece per quanto riguarda B abbiamo un'impugnatura diversa, abbiamo appunto questa impugnatura tra il pollice e l'indice. Dobbiamo considerare peraltro che il braccio del bronzo B viene restaurato in antico, un altro unicum pazzesco. In epoca romana, intorno al secondo dopo Cristo, il bronzo B viene restaurato, viene fatto un calco del braccio che si era probabilmente spezzato e viene rimpiantato. Guardando le statue, guardando il bronzo, oggi ci si accorge che la resa anatomica del braccio, per intero il destro e l'avambraccio il sinistro, sempre di B, hanno una resa diversa. La qualità di realizzazione delle statue era scemata in pochi secoli. E andiamo invece alla ricostruzione del Castrizio, e abbiamo appunto il mito dei sette a Tebe di Stesicoro e non di Eschilo, dove la madre Geocassa, che è quella figura nel mezzo, è già non interviene, mentre in Sofocle Geocasta è già morto. Abbiamo appunto il mito dove all'esilio del padre Edipo, che era allo stesso tempo appunto
padre e fratello dei propri figli. Edipo per errore sposa la madre e quindi genera appunto questi due guerrieri che secondo il castrizio sono Edeo e Polinice. Alla scadenza appunto dell'anno Polinice ritorna a prendere il governo della città che era stato dato ad Edeocle, però Edeocle non cede il potere. E Polinice andò appunto ad Argo, sposa la figlia del re di Argo, ritorna appunto con sei guerrieri del mito dei sette a Tebe. Nella raffigurazione abbiamo appunto quindi questi due eroi che sono appunto i bronzi, nel centro vedete Giocasta che è la madre e poi dietro vedete lo zio Cleonte e la sorella appunto dei due eroi, Antigone. La madre al centro, secondo questa ricostruzione appunto del castrizio, ha i seni scoperti ad indicare quasi appunto ed evitare questo scontro che poi successivamente sarà fratricida fra i due. Abbiamo appunto quindi questa statua che mostra i seni quanto ad indicare probabilmente che quello è il seno che ha allattato entrambi. Si dividono quindi, secondo sempre il castrizio, Edeocle e Polinice nel gruppo statuario di Pitagora di Reggio, che è quello che è rappresentato nella ricostruzione, descritto da Taziano in Orazio ad Gregos, visto da Taziano sul Palatino. Quindi questa descrizione che viene realizzata da Taziano è una descrizione che il castrizio riprende per individuare questa ipotesi ricostruttiva. In un primo momento la collocazione era sempre ad Argo, poi asportata perché Silla saccheggia appunto più di una volta Argo e porta tutto a Roma. Quindi le statue, il gruppo statuario che viene ripreso da Taziano è sul Palatino. Le critiche che vengono mosse all'ipotesi castrizio è che è una teoria molto suggestiva sulla lettura dei segni in negativo, ma che molti studiosi ritengono forzata per quanto riguarda l'attribuzione dell'identità dei due bronzi e della paternità dei due bronzi a Pitagora Regino. Facciamo dei raffronti con delle statue coeve ai due bronzi, che ho inserito appunto l'Auriga di Delfi e la statua di capo Artemision, secondo alcuni uno Zeus, secondo altri appunto un Poseidon. E vedete appunto la resa anatomica che è totalmente diversa, abbiamo una qualità stilistica più bassa rispetto a quella dei due bronzi, questo è innegabile, e ci stiamo approcciando a due statue che sono dei capolavori dell'antichità, ma il bronzista che ha realizzato appunto i due bronzi da Riace si è voluto superare nella realizzazione appunto dei due bronzi, per riprendere appunto il concetto della calogagatia, cioè del bello e del buono, congiunti insieme, c'è bello e buono. Abbiamo appunto dei dettagli unici, come ad esempio i ricci saldati singolarmente uno a uno nella statua A, le orecchie sotto ai ricci, abbiamo l'orecchio appunto sotto i ricci scoperto solamente in fase di restauro, smontando appunto i ricci è venuto fuori l'orecchio. Quindi il bronzista era un folle, ha realizzato appunto delle cose che poi non si sarebbero neanche viste, quanto per essere tanto era perfezionista. Il portamento dinamico delle due statue d'Arriace, abbiamo appunto questa plasticità, questo movimento quasi delle due statue di per sé ferme ovviamente. Espressioni diverse dei due volti, abbiamo appunto la statua A che è Furez, come vi dicevo, abbiamo questa rabbia nel volto appunto della statua A, mentre la statua B è un volto più sereno, più non pacificato, preoccupato, però più sereno rispetto appunto alla statua A. Adranti di anatomia umana, quello senz'altro, e questo è il titolo appunto dell'articolo che ho scritto sui due bronzi. Il dettaglio unico del restauro in antico di B, come vi dicevo, del braccio completo, quello sinistro e dell'avambraccio completo del destro e dell'avambraccio del sinistro. E a giustificazione di questo concetto di atlante di anatomia umana ho portato alcune foto, solo alcune. Guardate appunto il fianco del bronzo A e il pettorale del bronzo B. E in ultimo, toccando sempre il concetto di questo atlante di anatomia umana, secondo me è la massima espressione, è realizzata in questa foto, dove abbiamo appunto l'addome del bronzo A, ma la cosa unica, secondo me, è la venatura nel sottopelle del bronzo A, resa col bronzo. Abbiamo una venatura del bronzo del braccio, che parte quindi dall'avambraccio, nel bicipite, e scende poi nell'avambraccio, con una naturalezza incredibile. Per questo secondo me sono realmente degli atlanti di anatomia umana, per non parlare poi della parte posteriore del bronzo, dove abbiamo pettorali perfetti, dove abbiamo appunto tutto il dorso del bronzo, le gambe che prestano questo movimento portando il peso solo su una gamba, dando la dinamicità all'altra.
Perché, e torniamo appunto poi a quelle domande che ci siamo posti in origine, mi avvio alla conclusione rapidamente, perché queste due statue si trovavano proprio nel mare di Riace? Le certezze sono due: abbiamo appunto il ritrovamento di due statue perfettamente allineate e il ritrovamento, oltre alle due statue, contestuale di 28 anelli di piombo. L'ipotesi che vengono avanzate sono la più accreditata, vorrebbe appunto un alleggerimento del carico della nave, tagliando appunto l'albero maestro, buttando in mare queste due statue e questa nave che probabilmente ha ripreso il largo da Porto Farticchio a Kaulon, l'attuale monasteraccio. Però è da chiedersi come sia possibile, in una situazione di estremo pericolo, quello di una tempesta, che questi marinai riuscissero a sollevare queste due statue pesantissime. Parliamo di tonnellate di bronzo e tonnellate di terra di fusione interne ai due bronzi. E poi per come hanno fatto queste due statue ad essere gettate da questa nave e arrivare perfettamente allineate l'una all'altra nel fondale di Riace. La seconda ipotesi vuole invece che questa nave realmente abbia fatto naufragio e queste due statue perfettamente stivate su questa nave abbiano trovato il fondale di Riace, le forze corrosive del Mar Ionio poi abbiano cancellato le tracce della nave e quindi queste due statue siano rimaste perfettamente allineate. Tornando all'ipotesi del castrizio, abbiamo appunto il motivo perché queste due statue si trovavano poi nel fondale di Riace. Facendo questo lungo viaggio, ipotizza il castrizio dal Palatino, dove le avevamo lasciati poco fa, verso Costantinopoli nel IV secolo d.C., portati da Costantino il Grande nella nuova capitale dell'impero, cioè appunto Costantinopoli. Giunti ovviamente appunto a Porto Farticchio, questa nave ha realmente poi fatto naufragio, scontrandosi con degli scogli in affioramento. Arrivando ora alle conclusioni, è chiaro, come abbiamo visto, che gli interrogativi sulle due statue da Riace sono notevoli, moltissimi, e molti non hanno una soluzione a questi interrogativi. Perché? Perché le tracce a nostro vantaggio sono sicuramente molto scarse. Ma secondo me queste due statue, con questi interrogativi ancora presenti e che saranno presenti secondo me nel tempo, ne aumentano sensibilmente appunto il mistero. Queste due statue altro non sono appunto che pagine già scritte, l'eredità dei nostri padri, che anche senza quelle risposte a quegli interrogativi sono comunque sufficienti a stupire nuovamente il mondo. Grazie. Io velocemente alla conclusione perché l'avvocato Oliverio deve fare rientro a Napoli, non l'ho fatto prima e approfitto per fare qualche saluto. Abbiamo qui in sala, qui abbiamo presentato il libro, ma ci sono tra di voi alcuni poeti e scrittori, mi riferisco a Sebastiano Impalà, al dottore Vincenzo De Angelis, alla professoressa Rosa Marraponi. C'è anche una visita d'eccezione per noi della Voce del Sud, abbiamo il dottore Ubaldo Carloni che si occupa della rubrica Salute e Benessere, lui corrisponde da Milano per noi, ma soprattutto di questo argomento. Di questo argomento, per chi è interessato, parlerà lunedì a Palazzo Malgeri a Bova Marina alle ore 21. Quindi il Palazzo Malgeri si trova a poche centinaia di metri dalla Villa Comunale, lato nord, quindi sulla Via Nazionale. Chiudo ringraziando ancora per l'ospitalità la cooperativa Clevers e le sorelle Tringali, ringraziando per i ricchi contenuti che sicuramente ci hanno riempito i nostri cuori, ma anche la nostra conoscenza in questa serata, a tutti gli intervenuti e li saluto. Da sinistra il professore Leone Campanella, consigliere comunale a Staniti, con delega alla cultura e direttore editoriale della Voce del Sud. L'avvocato Luigi Oliverio, editore ed ideatore di Eccellenze di Calabria, Carmine Perducci, presidente del Proloco di Brancalone e di Calabria Experience, e ultimo, ma non per questo meno importante, Domenico Guarna, presidente dell'Associazione Culturale Il Giardino di Morgana e responsabile della promozione. E ringraziamo anche Giuseppe Ciglione che ha moderato la. Un ringraziamento anche a Telepova Marina e Telemerito che proietterà poi la serata e a Pasquale Lazzaro che ha fatto le riprese. Grazie.